Ciao, mi chiamo David Tombolato e sono un fisico. Oggi vi parlerò di meteorologia. È una parola di origine greca che significa discorsi tra cielo e terra. La previsione del tempo atmosferico è un'arte antica, ma quando è diventata una vera e propria scienza? Ci troviamo nel settembre del 1914, lungo il fiume La Marna, a est di Parigi. E l'esercito francese sta cercando di respingere quello tedesco. Dietro le linee francesi c'è un uomo, un certo Lewis Fry Richardson. Richardson era un quacchero, ovvero un seguace del movimento religioso protestante inglese che si dichiarava contro ogni forma di violenza. E sebbene fosse in guerra, non impugnò mai un'arma e restò dietro le linee, guidando ambulanze a soccorso dei compagni al fronte. Quando non guidava ambulanze, Richardson controllava barometri e termometri, segnando tutto in taccuini per elaborare la previsione. Un aneddoto di guerra racconta che uno degli ufficiali lo trovò intento a fare dei calcoli. Alla richiesta di spiegazioni dell'ufficiale, lo scienziato rispose: "Sto cercando di capire se domani sia meglio sospendere le attività di guerra per cattivo tempo." Beh, non c'è dato sapere cosa accadde dopo la risposta, ma in realtà stava nascendo la previsione meteorologica moderna. Prima di Richardson, la previsione consisteva nel consultare le carte meteo del passato e se i valori erano simili a quelli che si osservavano nel presente, allora il tempo atmosferico futuro si sarebbe comportato come in passato. A dire il vero, a Richardson servivano settimane di calcoli per fare una previsione di 6 ore. Quindi l'aneddoto è probabilmente una storia ingigantita, ma con un fondo di verità. Perché lui capì che se avesse misurato con precisione i valori della temperatura, umidità, pressione e velocità del vento in un certo luogo, sarebbe riuscito a calcolare esattamente lo stato dell'atmosfera per il giorno dopo. Come? Usando le equazioni dei fluidi. Sono equazioni deterministiche, ovvero se si conoscono le condizioni iniziali, si può calcolare esattamente come si evolverà il tempo atmosferico. I calcoli da fare erano però molto lunghi e solo con l'arrivo dei computer qualche decennio dopo si riuscì davvero a rendere funzionale la previsione. A questo punto sorge un dubbio legittimo. Se le equazioni sono deterministiche e ci possono dire esattamente come sarà il tempo in un certo giorno, perché a volte i meteorologi sbagliano? Perché parlano di probabilità di un evento atmosferico? Quando si inseriscono nelle equazioni i valori iniziali, per esempio la temperatura misurata in un certo luogo, si dovrebbe tenere in conto del valore delle temperature di ogni singolo punto di quel luogo. Se siamo nella nostra stanza e abbiamo un solo termometro, possiamo misurare la temperatura vicino alla scrivania o la finestra, ma non sapremo quanto essa si discosti da quella sopra il letto o sotto la sedia. In questo caso, noi possiamo fare solo una misura di temperatura in un certo istante e assumiamo che in tutti gli altri punti della stanza la temperatura sia quasi la stessa. Ed è proprio in questo quasi che ci giochiamo il determinismo. Perché un piccolo errore nella stima della temperatura o della pressione o del grado di umidità in un punto può diventare un grande errore nella previsione del tempo atmosferico nei giorni successivi. È il cosiddetto effetto farfalla. Per ridurre questo errore, possiamo aumentare un po' il numero dei sensori in grado di darci i valori delle misure in più punti. Inoltre, quello che fanno i meteorologi è quello di avvalersi di computer potenti che possano elaborare più soluzioni delle equazioni, ovvero più scenari che raccontano come sarà il tempo nei giorni successivi, e produrre quindi il bollettino meteorologico. Le previsioni meteo hanno il 98% di probabilità di essere corrette se si riferiscono al giorno dopo, percentuale che cala un po' nei 2 giorni successivi. Se ci pensate, un errore del 2% significa che in un anno gli scienziati sbaglieranno previsione per circa 7 volte. Non sono molti, ma se capitano a Ferragosto, a Pasquetta o per il compleanno che volevamo festeggiare all'aperto, allora ci ricorderemo dell'errore per un po'.
Al primo giorno di previsione, i vari scenari rappresentati qui dalle linee colorate sono abbastanza sovrapposti. Le soluzioni delle equazioni conducono quasi tutte verso una stessa previsione e le probabilità di errore sono minime. Nel secondo giorno, le linee colorate dei vari modelli sono ancora abbastanza sovrapposte. Le probabilità di errore sono ancora basse. Ora invece le linee dei vari modelli non sono più tanto sovrapposte, le probabilità di errore iniziano ad essere importanti e più si guarderà avanti nei giorni e più gli errori cresceranno. A scale temporali stagionali non c'è alcuna capacità di prevedere con successo in quale giorno una certa località sarà soggetta a precipitazione. Esistono tuttavia buone capacità nelle previsioni delle anomalie nella media stagionale del tempo. Quando si programma un'escursione all'aperto, ricordiamoci sempre di controllare il bollettino meteorologico. Sarà sicuramente importante per la sicurezza e perché no? Magari ci godremo un pizzico di conoscenza in più.